oggi il protagonista di questa serata. Amos, il concetto l'ha già spiegato Andreas. Quello che noi, l'idea che si voleva fare era fare un vino fresco, minerale, potente, lungo sì, ma non opulente, non pesante, e la scelta anche delle varietà. Sarebbe stato facile mettere dentro un po' di Gewürztraminer, l'avrebbe aiutato, gli avrebbe dato quel coplà, però l'avrebbe reso pesante nella beva e avrebbe perso in mineralità e in freschezza. Quindi abbiamo scelto le tre, diciamo le tre varietà borgognotte, pino bianco, chardonnay e pino grigio, che le danno la struttura, che sono circa il 70% del totale. Dentro di questo 70% la parte predominante è il pino bianco. Lo chardonnay è questo particolare vigneto posto in altitudine, che le dà, è un chardonnay un po' atipico, perché è uno chardonnay non uno chardonnay esotico, non uno chardonnay tropicale come siamo abituati, come dovrebbe essere lo chardonnay, ma è più uno chardonnay che si avvicina, sembra quasi a delle note quasi che vanno verso i moscati, visto l'altitudine. E il pino grigio gli dà un po' di corpo. All'interno delle varietà aromatiche, la parte da padrone, da leone, lo fa il Kerner, che è posto in un vigneto, nel vigneto più basso che abbiamo nella frazione di Corona. Lì si è infatti andato Kerner perché c'era già l'idea di fare questa una cuvée, diciamo, con una cuvée bianca, e poi probabilmente perché in quel vigneto il Müller sarebbe stato un po' troppo caldo. Il Sauvignon e il Müller ne danno un po', il Sauvignon ne dà la mineralità e il Müller un po' queste note pronte nell'immediato, un po' fresco. Come tu dicevi, che il 70% è pino bianco? No, 70% sono le prime tre. Diciamo, il pino bianco saremo sul 45%, diciamo, 40%, 45%. Il Kerner, le altre due per arrivare al 70% sono Spartisce, Chardonnay e Pino Grigio. Il Kerner sarà un 15% di questo del 30% e le altre due sono divide. In realtà poi anno per anno queste percentuali varieranno. Le vinificazioni sono tutte separate. A fine ottobre, inizio novembre viene fatto l'assemblaggio e qua rimane 14 mesi sugli etti. Per un prodotto così siamo arrivati a avere quello che sarà poi, che sarebbe il nostro obiettivo per le altre varietà. Avere una sosta sugli etti, quindi anche un affinamento lungo, per poi arrivare in bottiglia con un prodotto già, diciamo, evoluto, non evoluto, cioè un prodotto pronto. E anche perché assemblare diverse varietà, e anche diverse varietà così diverse, hanno bisogno di tempo per amalgamarsi, altrimenti a novembre esce solo il Sauvignon, poi esce il Müller e via dicendo. L'affinamento: se la fermentazione è fatta al 100% in acciaio, l'affinamento è fatto solo in botte grande. Non usiamo barrique proprio per questo concetto di vino di altitudine, quindi prodotto fresco, per preservare la mineralità e per preservare anche l'aromaticità delle varie componenti. La variabile intendi da 20 ettolitri o quella più grande? Da 60 ettolitri. È in bottiglia da 2 mesi e mezzo, la presentazione, diciamo, al pubblico sarà in Italy e le vendite saranno 2 o 3 settimane successive. Ne hai rifatto 60 ettolitri? La prima annata ne ha fatto 60 ettolitri, sì. In realtà abbiamo già provato in cantina con il 2013-2014 per vedere un po' poi come si completava il prodotto, però la nata ufficiale ha deciso che iniziamo col 2015. Quindi gli uvaggi cambieranno a seconda dell'annata. Allora, se la percentuale del 2015 è questa, poi se dal 7-10% può darsi, insomma, ma, diciamo, la base, la struttura dovrebbe rimanere questa, le varietà sicuramente rimangono queste. Quindi voi fate la
ciclaggio a monte, cioè prima di andare in legno. Sì, a fine fermentazione prendiamo già questi vigneti più in alto, le uve, i vini prodotti da questi vigneti più in alto e facciamo la massa. Gli impianti qua sono tutti a spalliera. Diciamo, a parte il Kerner, che è relativamente giovane, è un impianto di 12 anni, le altre impianti sono vigne sui 20 anni, dai 20 anni, sempre con altre necessità di impianto. Se ci sono domande o commenti, cosa...